Siamo alla biblioteca di Nocera Inferiore con il professore Antonio De Prisco, che insieme a Giuseppe Vivacqua, non voglio sbagliare, ha scritto un libro davvero molto interessante, uno spaccato di un'epoca, però che è anche molto attuale per altri versi, dal titolo Nunc est bibendum, e qui Edit Edizioni. Professore, da dove arriva questa storia? Che è una storia che ha come protagonista Mimì, che è questo ragazzo un po' sfortunato, ma che vive tutta una serie di vicissitudini nel tentativo di comprare queste medicine per la mamma. Purtroppo la loro condizione economica, ci troviamo nel 1952, non è delle migliori. E quindi si susseguono tutti questi episodi, queste situazioni, che poi porteranno, possiamo dire, a una coralità in cui l'umanità esplode, la vigilia di Natale. Da dove arriva questa storia? Sì, diceva Padre Dante che è l'amore che muove il sole e le altre stelle. Questo romanzo nasce da, vuole essere un atto d'amore nei confronti di un paesino della Calabria Ionica, dell'Alto Ionio, che si chiama Monte Giordano, dove è ambientata questa storia, che è un locus amenus, una bella località amena dove chi va in vacanza sta bene. Io ho frequentato per circa 40 anni, ci ho fatto le mie ferie, le mie vacanze, ho scritto molte delle mie cose e sono stato molto ben accolto. Ciò che ha caratterizzato il mio incontro con questo paesino è stata la cordialità degli abitanti, che mi hanno ben accolto, e la salubrità dell'aria. Io vivo stabilmente a Brescia, nella pianura padana, per cui insomma non solo non c'è il mare, ma diciamo il colore del cielo è sicuramente diverso. E poi diciamo, oltre alla salubrità dell'aria, la genuinità dei cibi, effettivamente, avendo trascorso tanti anni, mi sono affezionato a questo posto, e molti diciamo degli abitanti, perché sono poco più di 1200-1300 abitanti, insomma, si sono affezionati a me. E ho voluto, nel momento in cui ho lasciato la mia attività universitaria, sono andato in quiescenza, mi piaceva ancora scrivere, e ho deciso di lasciare la scrittura scientifica argomentativa e di passare a una scrittura che fosse più narrativa, descrittiva. E la storia l'ho appunto tratta da una vicenda, ovviamente immaginata, che si svolge a metà degli anni 50 del secolo scorso, in una località che oggi è una locus amenus, una bella località, ma un tempo, a metà degli anni 50, viveva un forte disagio da tutti i punti di vista, viabilità, sanità, tant'è che si moriva anche se non si aveva, e di qui nasce la storia, diciamo, il denaro necessario per comprare dei farmaci che oggi diremmo, come dire, importanti per la sopravvivenza. E quindi nasce così la storia di questo figlio, va bene, anche qui un romanzo dell'amore, coniugato in tutte quante le sue diciamo articolazioni, come affetto per la madre, quindi amore filiale, l'amore del figlio verso il ragazzo, c'è l'amore coniugale, c'è l'amore amicale, come dire, ci sono questi sentimenti che animano la vita del quotidiano oggi, ma anche allora. Ovviamente quell'allora ho cercato di come dire, renderlo realisticamente immaginabile attraverso la descrizione dei posti, dei personaggi, attraverso usi, costumi, tradizioni e così via. E il titolo è in latino. Infatti, le stavo chiedendo, non che il titolo è latino perché è un grazie anche alla mia professione. Io ho insegnato per 40 anni la letteratura latina medievale, prima all'Università di Napoli e poi all'Università di Verona, e è stato un grazie anche diciamo al latino che, tra virgolette, vuole scherzare, mi ha anche dato da vivere. Il titolo Nunc est bibendum nasce, è una frase di Orazio, che significa ora bisogna brindare, bisogna alzare i calici, perché la vicenda, che era nata appunto in una situazione di dolore, evolve gradualmente verso una sua positività, e alla fine
tra i personaggi un posto di rilievo ha anche il sacerdote del posto, il quale nei momenti forti di dolore o di piacere usa le espressioni latine, e il romanzo si chiude con il sacerdote che alza il calice e invita i commensali a dire nunc est bibendum, come io stasera dico nunc est bibendum perché ho il piacere di vedere tanti amici che non vedevo da tantissimi anni, e quindi bisogna anche stasera brindare all'amicizia, ecco. Vorrei farle un'ultima domanda, già anticipato la domanda era sul titolo, ma vorrei sottolineare anche quest'altro aspetto. Nel racconto dei vari episodi ci sono dei piccoli disegni che ricordano quelli che sono i vizi capitali. In effetti quello è stato molto interessante perché attraverso una storia semplice si ha la possibilità di riflettere un po' su quelli che sono anche i nostri vizi. Questa idea le è venuta in corso d'opera oppure è stata un'idea ben precisa, nata con il libro che lei voleva sviluppare? Sì, l'idea nasce contestualmente con il proposito di dar vita a un romanzo. In effetti, in ogni situazione esistenziale, nel piccolo e nel grande, nel microcosmo e nel macrocosmo, si combattono sempre due forze. Si combatte il bene, si combattono bene e male, Dio e il diavolo. Ecco, il male è rappresentato in questa piccola realtà di Montegiordano, ma se allarghiamo l'orizzonte, voglio dire, passiamo dal microcosmo al macrocosmo, rappresentato dai sette vizi capitali, che si chiamano vizi capitali non a caso, perché sono i vizi che condannano, tra virgolette, alla morte. Caput in latino è la testa, quindi ci si mette la testa, ovviamente non a livello fisico ma a livello, diciamo, dell'anima, quindi ti condannano all'eternità dell'inferno. Ecco, questi sette vizi capitali sono incarnati in sette personaggi che si muovono sulla scena dell'azione, parlano, si relazionano, operano in ragione del vizio che rappresentano. Però c'è il contraltare. Ai sette vizi capitali si contrappongono le tre virtù teologali che rappresentano il bene, la mamma di Mimì, va bene, che è la fede, questa donna che ne passa di tutti i colori, ma ha un altarino a casa sua e, diciamo, nei momenti di particolare sofferenza si affida nella preghiera al Signore e chiede, non so, la forza per andare avanti e così via. Quindi c'è la fede, c'è la carità, l'amore, che è Mimì che passa una nottataccia per andare a trovare i soldi per curare la madre, e poi c'è la speranza, fede, speranza e carità. Speranza addirittura è un nome parlante, perché uno dei personaggi si chiama Speranza. Non svegliamo troppo Speranza, perché è una funzione molto importante. Professore, la ringrazio e adesso l'attendono per la presentazione di questo libro. Grazie a lei, gentilissima. Nunc est bibendum. Grazie a lei.